due brevissime note di presentazione. Io mi chiamo Ciro Dovizio, sono collaboratore del Prof. Giannulli e mi sono laureato nel 2013 in scienze storiche qui in Statale alla Facoltà di Lettere e Filosofia, con una tesi sulla percezione politico-istituzionale del fenomeno mafioso. Probabilmente a voi adesso non dirà nulla, magari alla fine di questa lezione sì. E anche in triennale mi sono concentrato su fenomeni di natura criminale, nella fattispecie di criminalità mafiosa. In triennale ho lavorato sulla Camorra, come sapete è una forma di mafia presente in Campania, e in magistrale invece sulla mafia siciliana, meglio nota come Cosa Nostra nel dibattito giornalistico. E appunto io oggi cercherò di affrontare con voi un discorso abbastanza generale per darvi le coordinate, alcune coordinate fondamentali per muovervi all'interno del panorama degli studi sulla criminalità mafiosa. Perché questa lezione? Il corso del professore è un corso di storia del mondo contemporaneo molto centrato sulla globalizzazione. Fra i processi di globalizzazione i soggetti criminali giocano un ruolo sempre più preminente. È noto che dalla caduta del muro di Berlino vari tipi di criminalità, mafiosa e non mafiosa, ma comunque sempre inerenti ai fenomeni di grande delinquenza organizzata, abbiano conquistato segmenti importanti dell'economia, della politica. In certi casi si parla addirittura di stati mafia, pensiamo all'esempio del Kosovo oppure i narcostati messicani. E appunto, quello che cercherò di fare io non è farvi una storia della criminalità mafiosa dalle origini ad oggi, perché un'oretta e mezza è un'opera praticamente impossibile. Cercherò di darvi qualche spunto, qualche carne concettuale che, se vi interesserete di questi argomenti, vi aiuterà a muovervi. Cominciamo col dire. Globalizzazione. Come dicevo poc'anzi, uno dei soggetti principali è rappresentato dalla criminalità organizzata, la cosiddetta grande criminalità organizzata, cioè gruppi in grado di influenzare e condizionare grandi importanti del potere. Ultimamente l'attenzione è molto focalizzata sulla capacità di queste organizzazioni di disporre di capitali, che in un contesto di crisi come quello che stiamo vivendo oggi rappresenta una facoltà di influenza importantissima. Le organizzazioni criminali oggi sono quelle che hanno, a differenza di molte imprese, che a causa del credit crunch sono sempre alla ricerca di denaro che non trovano e che per questo non riescono a portare avanti investimenti, le organizzazioni criminali sono in grado di disporre di una larghissima quantità di capitali, ovviamente derivante da attività illecite, il traffico di droga. Fatto che consente di reinvestire il denaro attraverso quella operazione nota sotto il nome di riciclaggio in attività fondamentalmente illecite, tant'è che il processo ha raggiunto un tale grado di raffinatezza che per le autorità è sempre più difficile distinguere fra i capitali di natura illecita e quelli di natura lecita, vista molteplicità di passaggi che questo denaro subisce. Appunto, nell'ambito di questo universo della grande criminalità, un posto peculiare è occupato dalle grandi organizzazioni mafiose. Ora, sapete che la mafia o le mafie rappresentano una particolare forma di criminalità organizzata, ma allo stesso tempo sono anche qualcosa di diverso dalla criminalità organizzata comunemente intesa. Per esempio, fra i narcos messicani, ultimamente sempre sotto i riflettori per la loro efferata violenza nel regolare le diatribe intraclaniche, differiscono sostanzialmente da organizzazioni come la nostra purtroppo mafia o la nostra 'Ndrangheta.
Io quello che cercherò di fare oggi è mettere in evidenza quelli che sono i caratteri che distinguono in modo pertinente organizzazioni di tipo mafioso e dalle organizzazioni criminali di tipo non mafioso. Una bellissima riflessione sulla parola mafia. Voi sentite probabilmente sui giornali parlare in continuazione di criminalità mafiosa, mafia. Da ultimo Grillo, no? Avete sentito le ultime dichiarazioni? Le avete sentite, sì o no? Mi sono detto, ragazzi. No? Beh, Grillo, in una delle ultime dichiarazioni, ha affermato che un tempo la mafia aveva una certa moralità. Insomma, si nutriva di valori, di, come dire, legati a una concezione dell'onore, eccetera, eccetera, successivamente poi degenerate in un fenomeno criminale, eccetera. Questo è un discorso che fondamentalmente lo si ritrova nelle fonti immediatamente post-unitarie. Nella seconda metà degli anni 60 dell'Ottocento, il marchese di Ludini, allora sindaco di Palermo, viene interrogato dalle autorità centrali dello Stato italiano, nato da pochissimo, in relazione a un evento rivoluzionario noto come rivolta del 7 e mezzo, che ha luogo nel settembre del 1866, e osservando le dichiarazioni di Grillo con quelle di Udinì, come dire, si coglie un filo rosso lungo fondamentalmente 150 anni. Questo per dire cosa? Questo per dire che intorno alla parola mafia, da moltissimo tempo, fin dall'origine di questo fenomeno, si articola una serie di significati che fra loro anche contrastanti, che più che dare la una possibilità di arrivare a conoscere la cosa in sé, ha deformato ogni tentativo di andare a capire che cosa in effetti rappresenta questo fenomeno, che cosa è in sé. Nel dibattito pubblico la parola mafia è usata sovente a sproposito per indicare non solo organizzazioni di tipo mafioso, ma anche per indicare per esempio pratiche di corruzione amministrativa oppure vari tipi di criminalità finanziaria. Si va dalle attività di riciclaggio dei colletti bianchi alle più disparate transazioni finanziarie che ovviamente avvengono sempre più sotto banco. Ovvero, cosa vuol dire? C'è quel fenomeno che il professore, di cui probabilmente il professore ha parlato, che è il processo di finanziarizzazione dell'economia, ha portato alla creazione di un sistema finanziario fondamentalmente parallelo, cioè non regolato, sempre più deregolamentato, attraverso il quale è possibile mobilitare, movimentare una quantità ingente di capitali senza che le autorità costituite possano averne contezza fondamentalmente. Appunto, parlare di mafia in questi termini, come di un fenomeno che designa manifestazioni così diverse l'una dall'altra, non aiuta a capire. Leonardo Sciascia diceva, per esempio, che se tutto diventa mafia, niente è mafia. Da cui deriva la necessità di distinguere il fenomeno dal suo contesto, per capirlo fondamentalmente. E appunto un'operazione di questo tipo deforma, rappresenta un cortocircuito concettuale che non aiuta né a comprendere né eventualmente a immaginare forme efficaci di contrasto per questi fenomeni. Dunque, per afferrare il rilievo degli elementi costitutivi della criminalità mafiosa bisogna risalire insomma alla storia di questi fenomeni. Quindi bisogna porsi su un piano storico-politico per cercare di analizzare sul piano sociale, culturale, politico ed economico quelli che sono i caratteri fondanti di quello che noi definiamo per criminalità mafiosa. Appunto, quello che
cerco di fare adesso è attraverso un'analisi storica delle tre principali organizzazioni criminali di natura mafiosa presenti sul nostro territorio, Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, cercherò di mettere in evidenza, insomma, fra le varie differenze, i punti comuni, quelli che rendono, come dicevo poc'anzi, la criminalità mafiosa qualcosa di sostanzialmente diverso da ogni altro tipo di criminalità. Questi elementi caratterizzanti possono essere ricondotti a due profili fondamentali. Il primo è di natura, oserei dire, ontologica, nel senso che riguarda l'essenza, la natura profonda del fenomeno, mentre il secondo profilo ha a che vedere con il mondo relazionale legato alla fenomenologia mafiosa, cioè alla capacità di questa organizzazione di intessere reti di relazioni con una molteplicità di soggetti. Dunque, partiamo. Io durante questa lezione mi avvarrò del supporto di questo software che vi aiuterà anche a concettualizzare meglio, poi mi direte voi se sarà stato utile o meno. Dunque, il primo elemento che distingue le mafie da ogni altro tipo di criminalità è rappresentato dal vincolo coercitivo. Che cos'è un vincolo coercitivo? Fondamentalmente è un legame che lega tutti gli associati del gruppo criminale in un patto che molto spesso è ulteriormente supportato da un rito iniziatico al centro del quale troviamo il sangue. Non so se avete mai sentito parlare del rito della puntura, la punciuta, no? Questo è un antichissimo rito che probabilmente ha origini massonico-settarie, ha origini ottocentesche. Riti di questo genere erano in uso fra le sette carbonare, per esempio, fra le prime sette massoniche, che rappresentano anche una parte importante del movimento liberale, all'inizio degli albori del movimento liberale italiano. E proprio all'interno delle carceri dove si trovavano ad un tempo riuniti i primi criminali che potremmo definire mafiosi, forse anche Hitler, e i cosiddetti criminali politici, cioè i primi liberali, quelli che cercavano di fare la rivoluzione, e proprio attraverso questi contatti è probabile che si siano avvenuti questi scambi riguardanti questi rituali. Ecco, cosa significa appartenere ad un'organizzazione criminale? Nel momento in cui si entra, spesso cosa succede? Succede innanzitutto l'affiliato acquisisce uno strato superiore di identità. Cosa vuol dire? Che per lui il corpo in cui è entrato a far parte rappresenta le coordinate principali di orientamento al suo agire quotidiano. Cosa vuol dire? Un'organizzazione criminale di tipo mafioso si autorappresenta come un corpo separato dalla società, cioè c'è un limes che separa un gruppo mafioso dalla società comune, e questo costituisce motivo di orgoglio e di vanto per gli affiliati. Perché? Perché è garanzia di impenetrabilità dall'esterno, no? Ed è garanzia di segretezza. Teoricamente la mafia, come anche le camorre, le varie famiglie di camorra e la Ndrangheta, nascono come società segrete. Ovviamente è un legame primario che cosa comporta? Innanzitutto cementa il rapporto tra gli affiliati intorno a un sistema di valori condiviso. Poi magari in seguito parleremo di quali valori si fa.
da quel momento un affiliato fa affidamento sull'organizzazione e quindi è in grado di imporre verso l'esterno una forma di potere collettivo. Cioè, cosa significa? Potere collettivo, cioè il potere rappresentato dalla somma delle individualità che compongono l'organizzazione criminale. Questo cosa significa? Significa forza militare e significa reti di relazioni. Ecco, questo è il primo fondamentale carattere. Ne vedremo tre. Altri studiosi in realtà ne individuano di più. Per esempio c'è François Guéraud, che ha scritto qualche anno fa questo libro Divorati dalla mafia. In realtà il titolo originale in francese Le monde mafiali. È un criminologo francese che individua 8 caratteri caratteri fondamentali delle organizzazioni mafiose che le distinguono dalle altre forme di criminalità. Io ve ne esporrò 3 fondamentalmente, perché secondo me quegli 8 sono riducibili a questi 3. Ecco, vediamo, come vi dicevo prima, per quanto riguarda il vincolo coercitivo, esso può essere supportato da un mito iniziatico, ma questo non è obbligatorio. Quello che importa è il valore simbolico attribuito al legame. Per esempio, la camorra ha avuto in questo senso un sviluppo particolare, perché abbiamo alcune testimonianze di età ottocentesca, a partire fondamentalmente dagli anni 60 dell'Ottocento, che ci parlano di un rito iniziatico molto strutturato, cioè regolamentato, mentre invece per quanto riguarda le organizzazioni attive fra gli anni 80 non era, come dire, necessario che queste avessero dei rituali specifici di iniziazione, per cui come dire, il vincolo si può esplicare in una, come dire, in uno spettro di possibilità che vanno da un forte legame familiare simbolico supportato dal sangue. Cito per esempio i casi di Camorra, di Cosa Nostra e 'Ndrangheta, soprattutto 'Ndrangheta, dove il legame familiare è molto più forte rispetto ad altre forme di criminalità mafiosa, fino ad arrivare a Camorra che si muovono con attraverso legami, cioè si formano e si scompongono in modo talvolta anche schizofrenico, con attraverso come dire, legami che nascono dalla frequentazione o che non sono regolati, ecco, da rituali. Io adesso qui vi mostro un brevissimo video che parla appunto dell'importanza di questa dimensione per le organizzazioni di tipo mafioso. L'autore che vedete è John Dickey, non so se qualcuno di voi lo conosce, comunque è un attore, è un professore che insegna all'University College of London e che ha scritto importanti libri sul fenomeno mafioso, soprattutto sulla mafia. Di lui vi consiglio di leggere per esempio le ultime sintesi scritte sulla storia delle mafie in generale. Un primo volume è uscito, se non sbaglio, nel 2012 e si intitola Onorate Società. Il secondo è uscito in italiano quest'anno, si intitola Mafia Republic, ed è una storia comparata delle organizzazioni mafiose lungo i 150 anni di unità d'Italia, come detto. L'uso di riti di iniziazione è fondamentale, un aspetto, una continuità fondamentale, possiamo dire, nella storia delle organizzazioni criminali italiane. Servono per creare spirito di corpo, no? Per dare quel senso agli affiliati di essere un'elite speciale, cioè superando questo rito uno entra a far parte di un mondo a parte. Chi lo sappia, oggi nella camorra, cioè in diversi clan di camorra non si usano riti di iniziazione, anche se in passato sono stati molto frequenti.
Sia Cosa Nostra che Ndrangheta hanno riti di iniziazione che hanno più o meno la stessa forma, cioè uno prende il dito dell'affiliato, dell'aspirante affiliato, lo si punge con un ago o qualcosa, il sangue viene cosparso su una carta d'immagine di una santa, nel caso di Cosa Nostra in genere è la Madonna dell'Annunciazione, nel caso della 'Ndrangheta è San Michele Arcangelo, il santo patrono della 'Ndrangheta, come della Polizia di Stato tra l'altro, e questa immagine viene poi bruciata mentre si recitano le parole di giuramento, praticamente di lealtà all'organizzazione fino alla morte. Dunque, avete visto, insomma, come Giandici sottolinei, aveva fatto, come dire, fa riflettere allo stesso tempo, anche ironicamente, che San Michele Arcangelo sia allo stesso tempo patrono dei mafiosi, dei marghettisti, allo stesso tempo dei membri della Polizia di Stato. Questo cosa significa? Beh, una breve parentesi prima di passare al punto successivo. Le organizzazioni criminali si nutrono molto spesso, quasi sempre, di valori che in una certa maniera condividono con la comunità circostante. Cioè è loro interesse cercare di autorappresentarsi come forme di come dire, potere in grado di assicurare una certa forma di giustizia all'interno di uno specifico contesto, regolando i rapporti sociali, dirimendo le controversie secondo un sistema di valori fondato essenzialmente sull'onore, un concetto ovviamente deformato di onore, e su altri valori quali la moderazione. Molto spesso i mafiosi nelle loro autorappresentazioni fanno sfoggio di una certa qualmorigeratezza nell'agire, cioè un uso pacato della violenza, un uso come dire razionale, cioè la violenza a detta di mafioso è una risorsa come tante altre alla quale si fa affidamento nel momento in cui altre forme di intermediazione non possono essere più praticate. Ecco, voi capite che una rappresentazione di questo tipo ha in sé una serie di contraddizioni con quello che è l'effettivo agire mafioso, abbastanza lampante. Cosa che invece storicamente, oggi non ho modo di parlare nello specifico dell'argomento, ma ecco, questa contraddizione tra una mafia intesa come una sorta di cultura, quale è poi la loro stessa rappresentazione, come un modo di sentire, un comportamento, cioè un modo di atteggiarsi, e quello che è invece la natura effettiva del fenomeno, cioè il suo essere struttura associata, organizzata, efferata nel suo modo di perseguire il proprio interesse, è qualcosa che come dire, percorre tutta la storia del paese. Cioè noi troveremo sistematicamente esponenti della politica, anche fino anche della magistratura, del mondo degli intellettuali, della cultura, eccetera, che sosterranno l'immagine, come dire, promossa dai mafiosi stessi. Ecco, ma veniamo al secondo dei caratteri che ci interessano. Dunque, dopo il vincolo coercitivo, una società di mafia è caratterizzata dal dominio del territorio. Ecco, senza dominio del territorio non abbiamo una forma di crimine associato di tipo mafioso. È consustanziale alla criminalità, a questo tipo di criminalità, il dominio del territorio. Che appunto, cosa significa? Ecco, il dominio del territorio, noi pensiamo, come dire, di primo acchito ci viene da pensare a quello che è lo Stato,
che compete il dominio del territorio, allo Stato sovrano, tant'è che il monopolio della violenza dovrebbe essere uno dei caratteri fondanti della sovranità statuale. E invece proprio su questo versante le organizzazioni criminali competono con lo Stato, tant'è che abbiamo alcune frange di alcuni territori del nostro Stato che sono sostanzialmente sottratti alla sovranità nazionale. Voi pensate a quartieri di periferia come per esempio Scampia. Avete visto tutti come la serie? Sì. No. Se non l'avete vista, guardatela perché merita. Ma un quartiere come Scampia o altri quartieri, Zenna, Palermo, o questo genere di spazi territoriali, talvolta sono sostanzialmente sottratti alla sovranità nazionale e sono in preda a lotte fra clan fondamentalmente. Ecco, su cosa si fonda il dominio del territorio? Innanzitutto sul riconoscimento sociale, sul consenso. Cosa significa? Quello che ho accennato poco fa, cioè è interesse dell'organizzazione mafiosa ricercare il consenso della comunità circostante, perché se non avesse un certo grado di consenso della società circostante non potrebbe vivere. Ecco, questo è un discorso che riprenderò successivamente, ma tenete sempre conto che quando analizzate un fenomeno di tipo mafioso è importantissimo ricordare che in un certo senso la forza della mafia sta fuori dalla mafia, perché è attraverso le relazioni, e fra queste relazioni si articola anche quella legata al consenso, che una società di mafia può prosperare. Ecco, una forma di legittimazione di questo tipo si fonda essenzialmente su un insieme di norme, di valori in qualche modo condivisi con la comunità locale, e a questo proposito nasce insomma quel mito che avete sentito di sicuro spesso citare insomma da vari personaggi, di una mafia buona, no? È quello che dicevo prima, una mafia moderata nel mondo della violenza, giusta, solo qualche volta un po' sopra le righe, ma nel complesso insomma qualcosa anche di buono, perché in un certo senso la mafia promuove di sé un'immagine di dispensatrice di prosperità, mezzo di ascesa sociale, cioè in contesti come dire economicamente depressi, quali possono essere diverse aree del meridione, le organizzazioni di tipo mafioso si presentano come quelle che sono in grado di dare del lavoro, e questo si sostituiscono come dire allo Stato, al sistema di welfare, eccetera eccetera, e questo inevitabilmente produce una certa dose di consenso, che viene ovviamente poi strumentalizzato dai gruppi mafiosi nel perseguimento dei propri interessi. E quindi dominio del territorio, io vi citerò due esempi classici di dominio del territorio. Il primo è rappresentato dal pizzo, no? Dall'estorsione. Che cos'è l'estorsione? L'estorsione è innanzitutto una tassa, fondamentalmente. È il modo che un gruppo camorristico, mafioso, ha di sostituirsi temporaneamente allo Stato in una delle sue principali declinazioni, cioè nella facoltà di riscuotere risorse. Noi paghiamo le tasse perché per ricevere dei servizi. In teoria, per certi versi, le organizzazioni mafiose fanno la stessa cosa, cioè per proteggere gli esercizi commerciali dalla criminalità comune o da episodi spiacevoli, che poi sia la stessa mafia a creare la maggior parte di questi eventi spiacevoli, è un altro paio di maniche,
In cambio appunto di questo servizio viene richiesto un compenso in denaro. E immaginate la diffusione a tappeto di un sistema di riscossione, di un sistema estorsivo così di questi termini, e avete idea insomma di quale controllo può essere esercitato sul territorio. La seconda forma, il secondo esempio, ce ne sono tante di esempi per rappresentare il dominio del territorio, riguarda i rapporti fra le famiglie mafiose e il mondo dell'impresa, soprattutto a partire dagli anni 70, quando la necessità di riciclare il denaro sporco ha reso impellente il bisogno di dotarsi di imprese amiche per riciclare appunto questo denaro. Si è creato un sistema per il quale all'interno di un certo territorio operano imprese legate ad una certa fazione, mentre in un altro territorio operano altre imprese. Non è possibile che un'impresa scavalchi da un territorio all'altro. La pena è la morte, fondamentalmente. Tempo fa, questo per darvi anche dei riferimenti attuali, a Lene esce un servizio, se non sbaglio, e questo servizio trattava delle pompe funebri, nel senso che c'erano vari esercizi di pompe funebri nel napoletano che esercitavano un diritto ovviamente illegale di monopolio su questo tipo di attività con il supporto di vari gruppi criminali, e una pompa funebre che avesse avuto intenzione di operare in un territorio diverso non avrebbe potuto, proprio per questa spartizione di natura territoriale. Ecco, questo per quanto riguarda il dominio del territorio. Terzo carattere fondamentale delle criminalità di tipo mafioso è la relazione strutturale nel potere ufficiale. Cosa significa? La criminalità mafiosa appunto coltiva legami con le autorità istituzionali. Cosa significa? A livello di enti locali, comuni, provincia, regioni, e influenza le dinamiche politiche a partire dalle elezioni, ovviamente in funzione dei propri interessi, cioè nella conservazione del proprio potere e possibilmente a fine di potenziarlo. Cosa significa influenzare le dinamiche politiche? Innanzitutto significa avere la possibilità di condizionare il voto di una quota consistente di popolazione. Diciamo che spesso il potere di influenza delle mafie dal punto di vista delle dinamiche politiche, cioè dei meccanismi di rappresentanza nazionale, è sovrarappresentato, nel senso che spesso si immaginano queste organizzazioni che in grado di lottare tutta una serie di voti verso un candidato, verso una forza politica. Le cose non stanno esattamente così, nel senso che questo tipo di condizionamento ha luogo soprattutto sul piano locale, cioè si parla a livello comunale, a livello provinciale, ma da un punto di vista nazionale è difficile immaginare centinaia e centinaia di migliaia di persone spinte al voto dal consiglio di gruppi criminali. Però ecco, questo non significa sottostimare la pericolosità di un modo di operare così dannoso per il sistema democratico. Ecco, relazione strutturale, cosa significa? Che fa parte insomma dell'essenza della genealogia, su ricercare contatti
col mondo delle istituzioni e col mondo dell'economia. Questo cosa vuol dire? Qui, come dire, dal piano poi del ontologico passiamo al piano relazionale e arriviamo a un concetto importantissimo che bisogna capire, che bisogna studiare, che è il grande patrimonio, l'importanza del patrimonio relazionale di un'organizzazione mafiosa. Non immaginate che, insomma, un'organizzazione di per sé sia potente. La loro forza è data da una serie di, da una rete di relazioni intessuta col tempo attraverso una molteplicità di spazi di attività. Si va dalle attività illegali a quelle illegali, all'influenza politica, ai meccanismi di riciclaggio, eccetera, eccetera, che insomma consente non solo la sopravvivenza di un sistema di questo genere, ma lo rende talvolta auspicabile per una certa qual forma di impresa. Tenete presente, ad esempio, in un momento come questo, spesso cosa capita? Capita che un'impresa non abbia il denaro sufficiente ad investire per avviare nuove opere, pensiamo all'edilizia, primo luogo. Allora può accadere, per esempio, che un'organizzazione criminale si faccia garante di una certa operazione, cioè fornisca il denaro necessario per compierla, e che poi, insomma, entrando in maniera surrettizia, pretenda poi di regolare nel suo complesso l'attività delle imprese. È in questo modo che, come dire, la mafia si fa impresa. Questa è però soltanto una, rappresenta soltanto una delle possibilità. Un'altra è che un imprenditore poco scrupoloso non si faccia tanti problemi a ricorrere al capitale di natura mafiosa, perché è disponibile, molto più disponibile di quello che le banche del sistema ufficiale sono in grado di fornire, e, come dire, attraverso un appoggio di questo tipo si è in grado di sbaragliare tutta la concorrenza. Perché? Perché la disponibilità di capitale di provenienza illecita rende l'impresa collegata a questo sistema fortissima, perché in grado di operare anche sotto costo, cioè nella competizione per gli appalti si può offrire un prezzo inferiore. Perché? Perché si ha sempre una scorta di capitali continuamente alimentata dalle attività illecite, eccetera. Ecco, questo per dire cosa? Per dire che nel dibattito sulle forme di criminalità mafiosa, ecco, esiste un concetto particolare che è necessario esporvi in questa lezione, che vuole essere appunto una sorta di glossario, qualcosa che vi dia le coordinate per poi muovervi in autonomia. Sto parlando di quella che è nota come zona grigia. La zona grigia è quell'insieme di elementi che non fanno parte integrante della società di mafia, ma che sono indispensabili alla sua sopravvivenza, alla sua durata nel tempo e spesso al suo potenziamento. Ecco, il supporto grafico ci darà una mano. Ecco, cerchiamo di individuare, insomma, nell'estrema complessità e varietà della realtà di questi elementi, alcuni esempi caratteristici che appunto possono aiutarci a capire come poi possa essere intricata, intrecciata nella società un gruppo criminale, una forma di criminalità mafiosa. Innanzitutto ci sono i familiari, che magari non sono associati all'organizzazione, ma che ovviamente svolgono attività in qualche modo legate. Pensiamo per esempio alla necessità dei criminali di avere documenti falsi sempre a portata di mano. Magari questa è un'attività che non viene svolta da un affiliato ma da un parente, oppure attività di
supporto per gli abitanti, cioè i cosiddetti bunker spesso vengono trovati in abitazioni di famiglie che non sono neanche appartenenti all'organizzazione mafiosa. Politici, ovviamente la politica rappresenta la sponda, l'interlocutore determinante per lo svolgimento di alcune attività. Il rapporto con la politica può estrinsecarsi lungo due direttrici. In primo luogo, attraverso l'elezione di un politico compiacente rispetto agli interessi del clan, oppure attraverso, insomma, la capacità, tramite una pratica di corruzione, di intercettare flussi finanziari legati soprattutto agli appalti. Legati agli appalti sono anche gli imprenditori, siamo al terzo esempio, gli imprenditori che appunto possono essere in qualche modo catturati dalla rete degli interessi mafiosi, come dire, loro malgrado, oppure possono anche essere favorevolmente disposti all'utilizzo di alcune facilitazioni, agevolazioni che un sistema mafioso può offrire. Abbiamo poi dipendenti delle società legate a gruppi mafiosi, pensate a tutte quelle catene di esercizi commerciali, talvolta anche grossi centri commerciali, catene di ristorazione, eccetera, che fanno capo a organizzazioni criminali. I dipendenti, ovviamente, assunti tramite un legame di conoscenza con un mafioso, nel momento in cui il mafioso chiederà un favore al dipendente, il dipendente si sentirà probabilmente in obbligo di rendergli quello che crede il favore che gli ha procurato il mestiere. Funzionari pubblici corrotti, ecco, funzionari non sono proprio, sono qualcosa di diverso dai politici e ineriscono di più alla sfera dell'amministrazione pubblica, cioè parliamo di esponenti degli enti, come dire, locali, ma non necessariamente comuni o province. Sapete che, come dire, gli enti locali possono avere varissime declinazioni. Il funzionario pubblico può essere quello che ti facilita la concessione di una patente per esercitare una determinata attività commerciale. Fra i più importanti elementi di questa zona grigia, bisogna citare i professionisti. Per professionisti appunto intendiamo medici, professioni come medici, avvocati, giudici, commercialisti, eccetera, geometri, che appunto si occupano di attività esterne alle organizzazioni di tipo mafioso, ma che risultano fondamentali. Prendiamo il caso dei medici. Per lungo tempo, nella storia d'Italia, dell'Italia repubblicana, ma anche dell'Italia liberale, il medico per le forze politiche rappresentava un grande elettore. Voi sapete cos'è un grande elettore? È un esponente, un uomo capace di mobilitare una quantità ingente di voti. Di solito i grandi elettori si trovavano fra i medici e gli avvocati. Perché il medico? Perché il medico conosce la società locale, la comunità locale, il medico condotto, ed è in grado di suggerire, a seconda delle proprie preferenze, insomma, il candidato con il quale ha rapporti fondamentalmente. La stessa cosa vale per gli avvocati. Il giudice, ovviamente, capirete da voi stessi perché è importante per un'organizzazione criminale, cioè per garantire l'impunità. Guardate bene, quando parliamo di impunità non parliamo di concetti slegati dalla realtà. Cioè noi, per arrivare alla condanna dell'organizzazione mafiosa in quanto tale, dobbiamo arrivare all'86-87 con un maxi processo di qualcuno di Borsellino. Prima
i grandi processi di mafia siano sempre risolti con l'impunità sistematica dei membri dell'organizzazione. Ecco, da ultimo, partendo dai commercialisti e arrivando agli agenti finanziari di natura più disparata, ai broker, a chi si occupa di investire nelle grandi piazze di borsa, eccetera, arriviamo al periodo anche più recente, insomma, alla necessità delle organizzazioni di riciclare il denaro sporco, e attraverso questi agenti lo si fa in maniera molto agevole. Questi finanzieri sono in grado di far fondamentalmente scomparire in paradisi fiscali, in spazi finanziari offshore, larghissime quantità di denaro. Ma per citarvi giusto un esempio, ecco, più vicino magari alla sensibilità comune, insomma, quello che guardate. In Gomorra c'è un esimio rappresentante della categoria dei agenti finanziari che appunto fa questo mestiere, si occupa di raccogliere il denaro proveniente dalle attività di Camorra, nella fattispecie del grande traffico di stupefacenti, e di spostarlo in modo ovviamente illegale ma allo stesso tempo non tracciabile dalle autorità, ma appunto di mobilitarlo in piazze, cioè prima a Londra, poi magari dall'altra parte del mondo, poi a Singapore, poi a New York, eccetera, in modo tale che questo denaro, sempre in giro, investito in derivati, in obbligazioni di varia natura, eccetera, non risulta più tracciabile dalle autorità. Allora capite che quando la ricchezza assume una forma così volatile rispetto a quella che era una volta, cioè una volta la ricchezza era il denaro liquido e soprattutto le proprietà, cioè palazzi, automobili, beni di consumo durevoli, eccetera. E nel momento in cui c'è la possibilità per questa organizzazione di detenere una quantità così ingente di capitali nascosti, diventa, ecco, molto più difficile venire a capo della forza anche di queste organizzazioni. Spesso sentite parlare di statistiche, talvolta anche fantasiose, sul PIL mondiale, sulla quota di PIL mondiale che è da queste organizzazioni. E si parla del 4, 5, 10, a seconda delle stime. La verità è che non lo si può sapere. Noi non possiamo avere un dato certo sulla quantità di questo denaro, perché non corre lungo il sistema legale. A parte il fatto che già di per sé la finanza esiste uno iato tra la quantità di denaro che corre lungo i ganghi della finanza e il denaro quantificabile in termini di economia reale, un iato che è nel rapporto di 7 a 1, se non sbaglio, 2 anni fa era 7 a 1. Per cui capite che la finanziarizzazione ha portato anche una serie di trasformazioni che le organizzazioni criminali hanno ben accolto. Ecco, adesso per tirare un po' le somme del discorso elaborato fino a questo punto, vediamo che ore sono. 9:35. Io vorrei lasciare poi un po' di spazio per le domande, per cui mi rendo conto di avere tante cose da dire, provo a riassumere il più possibile. Ecco, adesso attraverso 5 punti cercheremo di riassumere quello che abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato sostanzialmente di tre caratteri per definire le organizzazioni di tipo mafioso: il vincolo coercitivo, il dominio del territorio e la relazione strutturale con il potere pubblico. Ecco, abbiamo visto come attraverso queste caratteristiche, che sono riconducibili a un profilo ontologico e ad un altro di tipo relazionale, le organizzazioni criminali riescono, insomma, a riprodurre i loro meccanismi di diffusione. E ecco, bisogna dire anche che attraverso questo tipo di elementi
le organizzazioni nate in contesti insomma circoscritti e contingenti, pensiamo per la mafia della Sicilia occidentale, soprattutto il territorio intorno a Palermo, la Camorra insomma intorno a Napoli e la Ndrangheta intorno al territorio di Reggio Calabria. Ora io non sto considerando tutta una serie di altre forme di criminalità per una questione di tempo e di importanza, però tenete conto che si sta in casa del Corona Unita, ci sono state altre forme di criminalità come la banda della Vagliana, le bande di Turatello, Paminonda, qui a Milano, eccetera. Insomma, sono cose di cui non possiamo purtroppo parlare. Però tornando al discorso, sono forme di criminalità che da un contesto locale, grazie insomma, a queste caratteristiche, a queste qualità, tra virgolette, sono state in grado di imporsi e di radicarsi sul territorio e nel contempo di espandersi da un punto di vista geopolitico. Cioè la mafia in sé è diventata, insomma, anche a livello di dibattito pubblico, un termine così diffuso, perché in un certo senso ha rappresentato nel mondo della criminalità un marchio vincente, un modello in grado di riprodursi in contesti anche non tradizionali. Pensiamo agli Stati Uniti, dove la mafia fin dagli anni 70 dell'Ottocento arriva e riproduce meccanismi di legittimazione, protezione, pervasione territoriale simili a quelli della Sicilia occidentale. Certo non uguali, perché lì si tratta di un processo di ibridazione, cioè nel senso che è un fenomeno, un modello che si impianta in una società che ha caratteristiche diverse ovviamente da quelle della Sicilia occidentale. Però tenete conto che anche altre forme di criminalità come la Camorra, la Ndrangheta, eccetera, adesso sono diffuse in aree del territorio nazionale che alle origini non avevano assolutamente a che fare con fenomenologie di questo tipo. Pensate alla Ndrangheta in Lombardia, la Camorra in Emilia, poi la Camorra in Spagna, la Ndrangheta in Germania, eccetera. Questo per dire elementi caratterizzanti che hanno consentito radicamento territoriale ed espansione geopolitica. Ecco, se volessimo ripetere in altra forma quello che abbiamo, ci siamo detti fino ad ora, e declinare il potere mafioso lungo cinque direttrici principali, dovremmo appunto partire dalla forza militare come prima manifestazione essenziale di potere, che riguarda sostanzialmente il dominio del territorio, quello di cui vi parlavamo prima. E in cosa consiste? Consiste nella capacità di dominare e difendere il territorio, non solo dalle organizzazioni concorrenti, ma anche dallo Stato, la capacità di competere contro lo Stato, di concorrere al monopolio della violenza da parte dello Stato è, come dire, una delle estensicazioni principali di questa forza militare. Ma da bene che non sono concetti, ecco, ci tengo a rivederlo. Io ho organizzato questa lezione per concetti, cercando però di affiancare ad ogni concetto una serie di esempi storici, perché voi abbiate insomma qualche metodo di paragone. Perché parlare di forza militare, potrebbe sembrarvi strano, in realtà ci sono tutta una serie di esempi di stragi, di eventi che avete sentito parlare delle stragi insomma del 92-93, sono soltanto un esempio, perché tra gli anni 70 e 80, che è il momento di culmine massimo dell'espansione criminale, a Palermo c'erano meno di 200 morti all'anno tra gli anni 70 e 80. Napoli identico, perché in quegli anni si gioca una guerra che fra l'altro ha due sponde, cioè una siciliana e l'altra napoletana, fra loro anche collegate, che porta ad avere due morti ammazzate al giorno. Capite che su un territorio un livello di violenza così alto è
come dire, un elemento concorrenziale al monopolio della violenza statale di tutto di assoluto rilievo. Forza militare, potere normativo. Cosa significa parlare di potere normativo delle società di mafia? Significa essere in grado di imporre un sistema di norme che condiziona il comportamento non soltanto degli affiliati dell'organizzazione, ma si proietta ovviamente anche sul territorio circostante. Ricordate quello che dicevamo prima, la ricerca della legittimazione del consenso. Ecco, questa ricerca di legittimazione ha la sua controparte nell'imposizione di un regolamento, anche la riscossione delle estorsioni ha un preciso significato da questo punto di vista, è imporre una legge, e questo è un altro tipo di è un altro spazio di sovranità su quale lo Stato deve subire la concorrenza di organismi delinquenziali di questo tipo. Ecco, imporre un sistema di regole. Quindi immaginiamo un gruppo mafioso come un sistema in grado di produrre leggi. Ed è qualcosa che anche non è, insomma, una riflessione che non si fa da tempi recenti, è qualcosa di molto radicato da tempo. Uno dei primi a parlarne fu Santi Romano, un famoso giurista palermitano, che nel 1918 scrisse questo libro, L'ordinamento giuridico, in cui sosteneva che oltre all'ordinamento, insomma, sovrano, quello statale, vi fossero una pluralità di ordinamenti giuridici non dotati dello stesso grado di formalità di quello statale, ma altrettanto efficaci, cioè altrettanto in grado di far rispettare, cioè di imporre regole e allo stesso tempo di farle rispettare. Santi Romano non citava espressamente l'esempio della mafia, ma come dire, in modo allusivo era un riferimento abbastanza chiaro. Ve ne sono altri esempi di ordinamenti giuridici paralleli, ecco, insomma, per non stare qui ad aprire parentesi troppo lunghe. Tenete conto che esiste tutto un dibattito sulla cosiddetta sul codice della faida barbaricina, a partire da un libro di Pigliaro del 1970, appunto si è messo in evidenza come queste comunità locali si muovessero, insomma, adottando sistemi di norme fondate essenzialmente sull'esercizio della violenza familiare, sulla faida. Ecco, la mafia per certi aspetti può essere assimilabile a un organismo di questo tipo. E ecco, quello che è importante riguarda, insomma, la capacità di che l'affiliato si introietti un sistema di norme di questo tipo. E nella letteratura trovate vari esempi. Se voi andate a leggervi le dichiarazioni dei pentiti, le varie testimonianze rilasciate dai mafiosi in prima persona, avrete un po' di idea di cosa significa questo sistema di norme. Strettamente legato al potere normativo e poi il potere giurisdizionale. Che cos'è? È strettamente legato perché è la facoltà, insomma, esecutiva, cioè di rendere concreto un sistema di norme teoriche. Ovviamente noi sistema di norme non immaginate, insomma, un codice scritto, sono tutte leggi non scritte, stabilite da una certa consuetudine e da anche una forma di sedimentazione storica nel tempo di comportamento e di modo di agire. Ecco, potere giurisdizionale, capacità di dirimere le solite controversie interne ai gruppi criminali e di proiettare questa capacità, questa facoltà all'esterno di un gruppo criminale, cioè
in qualche modo le comunità che hanno nel proprio seno questa serie di manifestazioni, queste fenomenologie, inevitabilmente troveranno condizionato il proprio sistema normativo e ci sarà per esempio il caso dell'impresa che non potrà operare in un mercato libero, ma dovrà tenere conto di un sistema giuridico, appunto giurisdizionale, che può essere potenzialmente pericoloso per la propria comunità. Potere economico, importantissimo, ecco, ci richiama ecco, al lato relazionale, al profilo relazionale di cui parlavamo prima. Cosa si esplica questo potere economico? Innanzitutto nella disponibilità amplissima di capitali. Disponibilità di capitali che rende possibile una forma di attivismo economico molto più accentuato rispetto a imprese normali. Come dicevo prima, chi è in grado di disporre di capitali così ingenti può permettersi di operare sotto costo, può imporre un monopolio alle imprese concorrenti, perché appunto gode di vantaggi competitivi. In primo luogo appunto la possibilità di sgomberare il campo da tutte quelle aziende che non disponendo di capitali non sono in grado di proporre nell'ambito di una gara d'appalto un prezzo così basso. Ecco, da ultimo potere politico, che come dicevamo prima è la facoltà di scegliere direttamente un politico ecco, favorevole agli interessi del Stato, oppure ecco, attraverso pratiche corruttive intercettare una persona in grado di dirottare flussi finanziari, appalti, finanziamenti straordinari, pensioni, eccetera, e appunto di orientare le scelte di un determinato ente locale in una certa direzione. Qui siamo nel campo soprattutto del welfare, tenete conto che il welfare che oramai non esiste più, però quando esisteva nell'ambito delle sue articolazioni si manifestavano anche una serie di effetti deformanti per i quali ampi settori di società contigue a gruppi criminali beneficiavano di pensioni, di sussidi straordinari, di vari insomma flussi finanziari grazie al benestare di alcuni connettori politici. Allora, vediamo quanto abbiamo. 9:48. A me sarebbe piaciuto spendere altre due parole su un concetto che su quale insomma sto studiando ultimamente e che vi andavo di condividere con voi. Adesso vi faccio vedere l'immaginetta, voi siete contenti. Come dicevamo prima, appunto, questi sono gli eventi che hanno consentito a queste forme criminali di muoversi da un contesto locale, scusate ragazzi, è radicato in un territorio circoscritto, a conquistare insomma segmenti territoriali molto diversi da quelli di origine, e, sia sul piano continentale europeo sia in quello intercontinentale. Ecco, è da qualche tempo che io sto cercando di mettere a punto un concetto, cioè una categoria di analisi, che provi ad unire intorno ad un asse narrativo comune le principali organizzazioni criminali per far emergere fra le ovvie differenze che conoscono l'una l'altra i punti insomma in comune, quello un po' quello che abbiamo visto noi stamattina.
Questo perché? Perché nonostante la storia delle organizzazioni criminali si muova lungo un connubio strettissimo e indissolubile di tradizione e modernità, è importante cercare di stabilire quelle che sono le discontinuità da quelle che sono le continuità. Noi paradossalmente abbiamo avuto una storia di aggregati mafiosi che mantenendo saldissime alcune loro caratteristiche fondanti, cioè tradizionali, risalenti alla loro all'origine di questi fenomeni, sono stati in grado di imporsi da un punto di vista geopolitico, riuscendo ad adattarsi in maniera proficua ad ogni tipo di cambiamento, ad ogni tipo di trasformazione economica, politica e sociale. È stata occasione di rafforzamento, di potenziamento per queste organizzazioni criminali. Parliamo di un concetto generale, quindi ovviamente ogni generalizzazione comporta una sorta di deformazione per quanto riguarda gli aspetti particolari. Prendete il caso di Cosa Nostra. Cosa Nostra è stata l'organizzazione criminale più imponente, più pervasiva della storia d'Italia fino agli anni 90. Negli anni 90 poi, dopo la ondata repressiva scaturita dal periodo stragista, con conseguenza del periodo stragista, dal 45 le inchieste di Caselli e le successive, hanno influito sulla geografia del crimine mafioso nazionale, abbattendo insomma gran parte del potere detenuto fino ad allora dalla mafia e consentendo ad organizzazioni diverse come la Camorra e la 'Ndrangheta di conquistare porzioni prima non detenute di potere. Cosa voglio intendere per rivoluzione criminale? Proviamo a definire questo concetto. Provo a spiegarlo in questi termini. Per rivoluzione, quando si adotta un termine insomma premiante come quello di rivoluzione, bisogna giustificarlo. E cosa significa? Io per rivoluzione criminale intendo un insieme di trasformazioni, di processi, un insieme di cambiamenti che hanno come effetto il passaggio da una forma di una serie di aggregati criminali circoscritti, cioè calati in un contesto limitato del territorio nazionale, ecco il passaggio da questa forma di criminalità a un altro tipo di orientamento e di organizzazione del crimine, fondamentalmente diverso sotto diversi aspetti, ma allo stesso tempo in continuità per altri aspetti. Ecco, qui bisogna intendersi, perché bisogna mettere in evidenza i caratteri di continuità e quelli di rottura. Per quanto riguarda i caratteri di rottura, è che giustificano l'utilizzo di una categoria come quella di rivoluzione. Non rivoluzione come convertimento politico immediato, ovviamente, ma un'evoluzione in termini di processo di lungo periodo. Storicamente si parla, per esempio, di rivoluzione scientifica, rivoluzione industriale. Ecco, io faccio riferimento ad un concetto più di questo tipo, cioè un cambiamento prolungato nel tempo subisce, ovviamente, conosce delle fasi di accelerazione alternate a fasi di stasi, insomma, e che nel nostro caso però si potrebbe dire che abbia raggiunto il suo culmine nel ventennio che va dal 70 all'incirca fino ad arrivare agli anni 90. Lì c'è stata proprio una trasformazione, come dire, epocale da un punto di vista. Ecco, io adesso non posso esporre nello specifico ogni passaggio di questo concetto. Mi limito a dire che ci sono state storicamente delle fasi di incubazione, cioè presupposti che hanno consentito poi accelerazioni successive. Una di queste, per fare un esempio,
è l'espansione di Cosa Nostra negli Stati Uniti, che risale insomma a quella che il professore vi ha spiegato come prima globalizzazione. Vi ricordate? La prima globalizzazione che andava presso a poco dal 1870 al 1914 e che si sostanzia fondamentalmente di un'espansione del commercio internazionale. All'interno di questa espansione del commercio internazionale si situano individui come commercianti della Sicilia occidentale specializzati nella coltura degli agrumi che costruiranno un ponte tra la Sicilia occidentale e l'America, ponte che successivamente fonderà la connessione fra le due controparti di Cosa Nostra, con la Sicilia, le due consulenti, diciamo così, con la nostra Sicilia e con la nostra americana. Ci sarà un passaggio importante durante il proibizionismo, che voi avete sicuramente sentito nominare come processo storico. Ci sarà un altro passaggio fondamentale nel secondo dopoguerra, quando la mafia verrà integrata all'interno del sistema di potere siciliano attraverso il progressivo appoggio dato da questa organizzazione al partito di maggioranza relativa alla Democrazia Cristiana. Ecco, saltando vari passaggi, negli anni 60, tramite una legge, cosiddetta legge del soggiorno obbligato, molti mafiosi siciliani verranno mandati a soggiornare in vari territori della nazione, da Napoli a Milano, a Genova, a Torino, eccetera. Questo comporterà una diffusione di un fenomeno importante, che esploderà poi negli anni 70, grazie all'enorme avanzamento e ampliamento del mercato del traffico di tabacchi e poi di droga, che costituisce insomma dal punto di vista economico un elemento fondamentale di questo processo. Processo che appunto può essere declinato sotto varie forme. Abbiamo innanzitutto un'espansione di tipo geografico. Cioè, questi sono fenomeni che, come vi ho ripetutamente detto questa mattina, fino alla ridondanza, credo, da territori insomma circoscritti sono arrivati a conquistare fette importanti di territori lontanissimi dal loro contesto originario. Pensiamo all'Australia, agli Stati Uniti, all'Europa, eccetera, eccetera. Ha un profilo quantitativo per quantità di controllare. Controllate anche per mezzi, quantità di mezzi, non solo quantità di risorse, non solo economiche, ma anche culturali, sociali, politiche, eccetera. Qualitative, scusate se corro un po', ma altrimenti non ce la faccio a costruire. Di tipo, poi abbiamo un profilo fondamentale che è qualitativo, che ha a che vedere con la dimensione anche strategica. Riguardo insomma la capacità di tessere relazioni. Vi ricordate? Ricordatevi che è l'elemento fondamentale, la capacità di costruire reti di relazioni in grado di supportare l'attività delle attività illecite di questi organi criminali è fondamentale. E rappresenta insomma, questo excursus storico che vi ho riassunto in due minuti e mezzo, un momento importante, cioè una prospettiva di lettura da tenere in considerazione. Dunque, io vedo che oramai sono le 10 e tantissimo che sto parlando, e spero di avervi lasciato qualcosa innanzitutto. E se avete qualche domanda, ho tutto il piacere di rispondere, insomma. Se è stato il vostro stress, chiaro. Che ha citato la serie Gomorra, volevo chiederle come valuta la recentissima sentenza e la soluzione dei casalesi. Sì, Bidognetti e esatto. La vostra collega mi chiedeva un parere sulla vicenda che
decisione ha riguardato Saviano, cioè la sentenza che ha assolto Pignanetti e Iovine dall'accusa di minaccia nei confronti di Saviano. E cosa ne penso? Il discorso è che lì, da un punto di vista della logica interna del processo, vedo delle contraddizioni, perché come dire, è stato condannato l'avvocato per aver minacciato, per le minacce rivolte a Saviano alla Cassazione, con l'aggravante mafiosa, senza riuscire a poter condannare chi probabilmente aveva fatto parte di queste minacce. Il discorso è che in questi casi dobbiamo fare sempre i conti con le necessità di natura probatoria anche della magistratura, nel senso che il discorso è che loro probabilmente sono riusciti a condannare l'avvocato perché da un punto di vista iniziale e probatorio c'erano gli elementi per farlo. Non lo so, io non mi sento in grado di condannare né la missione di Saviano né quella della magistratura, purtroppo non ho abbastanza elementi per poter giudicare, però è ovviamente strano un avvocato di per sé che non appartiene alla magistratura venga condannato per aggravante mafiosa nello stesso momento in cui come dire, gli imputati l'azione diretta di questo reato ne escono assolti, se sono molto dimostrato. Purtroppo non posso dare la risposta perché non conosco poi le carte processuali, però ovviamente un po' sta a fare i flettere, certo, ma sempre di fretta. Cioè, se esiste un confine netto fra lo Stato e la mafia, nel senso la mafia è appunto come organizzazione che gestisce i territori, i traffici, che difende le persone, cioè difende, le attacca, e lo Stato che alla fine ha lo stesso tipo di funzionalità ma con termini diversi, cioè una legittimazione. E poi anche, cioè, considerando il fatto, cioè, i rapporti che ci sono stati fra la mafia e la politica, dalla guerra ad oggi. Credo di aver capito. Parti da questo presupposto. Parlare di Stato, parlare di mafia, è porre in relazione due concetti che nella realtà non hanno la medesima realtà, cioè non nel senso dire Stato vuol dire tante cose. Lo Stato è un concetto che si articola lungo una serie di sotto concetti. Lo Stato è la magistratura, lo Stato è il governo, sono tante parti dello Stato. Si può dare il caso che elementi di una porzione di Stato trattino con la mafia e che nello stesso tempo altri elementi di Stato rincontrano la mafiosa. Qualcosa che capita dalle origini del fenomeno. Pensiamo per esempio al caso famosissimo, quello di Giuliano, il secondo dopoguerra. A partire dal 43 il bandito Giuliano scolazza nelle campagne siciliane, come dire, depredando, saccheggiando, compiendo varie altre malefatte, e Giuliano legato ovviamente a degli strumenti mafiosi appartenenti a fazioni diverse, perché parlare di mafia, io quando parlo di mafia, di organizzazione, di vincolo eccetera, è riporto sempre un concetto, però il concetto dentro di sé ovviamente deve sempre tenere conto di alcuni margini di possibilità. Perché parlare di mafia come struttura gerarchica, piramidale, eccetera, come concetto ideatipico, va bene, che poi nella realtà sia qualcosa di diverso è qualcosa con la quale ci si scontra quotidianamente. E se quindi alla tua domanda, nel senso,
i rapporti fra Stato e mafia esistono da sempre. Ci sono da sempre e hanno, come dire, natura diversa. Cioè, ci sono tante possibilità. Si va dal, dall'agente dei servizi di sicurezza, nel caso di Mori, nella trattativa, di un agente della, di un corpo di para-intelligence, diciamo così, qual è Ross, che cerca di ottenere informazioni contattando un personaggio vicino a Cosa Nostra, dal personaggio che ha come confidente un esponente di Cosa Nostra, dal politico che è fondamentalmente la espressione di una, di un certo ambiente mafioso, come è stato il caso di Vito Cercimino per diversi decenni della storia siciliana nazionale. Allo stesso tempo ci sono poi quelli che la macchina combattono e che perdono la vita, come tutti quelli che dagli anni 70, a partire dagli anni 70, per tutti gli anni 80 e 90, eccetera, eccetera, hanno, come dire, perso la vita per combattere questo fenomeno. Però ecco, insomma, anche l'antimafia in sé non è un fenomeno recente, qualcosa che insomma radici anche abbastanza risalenti nel tempo. Le prime forme risalgono ai primi decenni post-unitari, fondamentalmente. C'è una mafia, un'antimafia molecolare all'inizio, cioè che si estrinse attraverso l'azione di alcuni esponenti delle istituzioni, il prefetto di Palermo, Filippo Valchiero, per esempio, negli anni 70 e 800. Altri personaggi poliziotti, Cutrera, Antonino Cutrera, all'inizio del Novecento, De Biagio negli anni 80, sono singole personalità. Verso gli anni 90 ci sono i fascisti siciliani, se avete in mente di cosa sto parlando, i fascisti siciliani. All'interno dei fascisti siciliani è individuabile anche una specifica forma antimafia, come è stato evidenziato soprattutto da Umberto Santino, che ha scritto questa storia del movimento antimafia. Ma appunto, parliamo, se noi ragioniamo, quello che volevo dire in sostanza è questo, che dobbiamo sempre cercare di rendere flessibili i concetti che ci servono a comprendere. Parlare di Stato, parlare di mafia, parlare di due concetti unitari che nella loro compagine reale non hanno la stessa pregnanza. Ok? Spero di averti risposto in qualche modo. Qualcun altro?